Bene amici, ciao. Oggi parliamo di i tatuaggi dove fanno meno male. Sigla. Bene. Questo è un argomento che sicuramente interessa a molti che si avvicinano a questo affascinante mondo e che non sanno, ma giustamente non hanno mai provato, non sanno. In linea di massima i tatuaggi sono accessibili, se no tante persone non se li farebbero. Certo è che in molte culture, nella stragrande maggioranza delle culture, il tatuaggio era visto qualcosa come un rito di passaggio, come un qualcosa che preparava all'età adulta e al mondo dei grandi, diciamo. E c'era la componente del dolore, era una parte fondamentale, ma insomma è fastidioso, può essere anche doloroso. Giustamente poi lì ognuno, da una persona all'altra, ha il suo parametro, al suo modo di vedere, di intendere la cosa, della sua sensibilità. Quindi in questo senso non è questo tuo video è una cosa che serve giusto per dare un'infarinatura, ma poi quando lo andrete a fare vedrete veramente poi singolarmente, cioè individualmente, cosa per voi è, ma sarà sempre un qualcosa di soggettivo, perché per un altro la sensazione sarà diversa. In linea di massima i tatuaggi cambiano a seconda della zona. A seconda la zona c'è una sensazione differente. A volte anche spostarsi di pochi centimetri può cambiare la sensazione, perché si vanno a stimolare, io poi in realtà all'interno dell'organismo non so cosa avvenga realmente, posso pensare che sia dovuto al fatto che certi punti corrispondano a dei punti di agopuntura e di medicina cinese, quindi terminazioni nervose particolarmente sensibili, che possono dare una sensazione che si sposta anche, capita a volte che la persona, magari lavorando su un punto, percepisca il fastidio o la sensazione anche da un'altra parte, perché all'interno del corpo è una complessità veramente grande e quindi può essere che dà una sensazione diversa. Quindi appunto abbiamo già individuato un fatto che a volte spostarsi anche di pochi centimetri può cambiare quella che è la nostra percezione del dolore. In linea di massima, la parte esterna del braccio è abbastanza, compresa la spalla, è abbastanza, ma non la spalla alta, perché già nella spalla alta cambia. Questa zona qua, come questa zona qua, l'avambraccio, aspetta che non si vede, l'avambraccio esterno, sono ben tollerabili. Anche ben tollerabili è la coscia, sempre la parte centrale della coscia e esterna, perché già spostandosi sul retro della coscia cambia la sensazione. Questi sono i punti più o dietro la spalla qua, dietro la spalla qua, tutto sommato è abbastanza tranquillo, ma è un po' già più sensibile. Poi anche qua vorrei spezzare una lancia. Mi sono capitate persone che nei punti che dovrebbero essere, tra virgolette, dolorosi, sentivano poco. Nei punti che sono praticamente tranquilli, sentivano tanto, erano fastidiosi. Addirittura certi avevano delle sensazioni che sono abbastanza, cioè, da dire fermati che fa troppo fastidio. Per cui ogni persona, vuoi perché magari ha subito un trauma in quella zona del corpo, vuoi per una sua sensibilità particolare,
che ha dalla nascita, magari, giustamente si nasce in un determinato modo, ribaltano un po' la situazione. Quindi non c'è una cosa da dire che sia per tutti valida. In linea di massima si possono tracciare delle cose che, bene o male, dovrebbe andare in un certo modo, ma non si sa, poi la certezza assoluta non si può avere. Certamente un tatuaggio sotto l'ascella fa male. Se ne è visti qualcuno che li fa, tatuaggio sotto l'ascella, la zona sotto l'ascella, la zona dell'inguine, la zona, la bassa schiena, i glutei, il collo, sono tutte zone molto fastidiose che diciamo che poi nell'ultimo periodo, vista la grande diffusione e molte persone si sono avvicinate al tatuaggio, sono zone che si tatuano anche queste, sono richieste. Ma giustamente hanno una difficoltà di esecuzione abbastanza, cioè un po' diversa, perché ci va una sorta di collaborazione, una certa collaborazione con chi chiede questo tatuaggio, perché altrimenti diventa un po' difficile portarlo a termine. Ma non voglio spaventarvi, perché se parliamo di un tatuaggio piccolo, non c'è nessun problema anche nelle zone dolorose, in linea di massima. Poi, ripeto, capitano casi anche. Per esempio, un fattore che ho notato e riscontrato facendo questa professione da oltre 25 anni, ho notato che persone che sono magari sotto farmaci, che prendono magari, non so, degli antidepressivi piuttosto che degli ansiolitici, ho notato che avevano una sensibilità maggiore. In linea di massima, già partiamo da un presupposto che se la persona prende determinati farmaci, non parlo del caso degli ansiolitici, perché una persona può essere ansiosa e magari è sua abitudine, oppure ha avuto dei traumi e prende dei farmaci psicofarmaci. Ma ripeto, in linea di massima, generalmente quando una persona sta facendo una cura farmacologica, generalmente si aspetta a fare tatuaggio, si aspetta che la persona finisca la cura e dopo si fa il tatuaggio. Si cerca sempre di lavorare in sicurezza onde evitare eventuali problematiche. Quindi il ginocchio è un'altra zona molto fastidiosa, le zone del sopra il piede anche è un'altra zona fastidiosa, le mani, verso le dita, e adesso tanti fanno questi tatuaggi in queste zone, sono abbastanza fastidiosi. Ecco, queste qua sono la pancia anche abbastanza, però paradossalmente la pancia centrale, il frontale della pancia, dove c'è l'ombelico, quella zona lì un po' più alta, così, tutto sommato è sopportabile, non è una cosa. Poi anche lì un altro fattore che determina una certa sensibilità, ho riscontrato nel tempo, che è il fattore del peso, perché se una persona ha un grosso strato di grasso, generalmente questo strato di grasso crea una certa sensibilità maggiore, cioè una sensibilità maggiore, scusate, un isolamento maggiore al dolore. Ho notato che le persone molto magre, quindi con una cute più fine, hanno una sensibilità maggiore, cioè sentono qualcosa, sentono di più. Ma non è una regola assoluta, può esserci anche l'inverso, capitano anche persone, quindi non c'è una cosa. Il mio consiglio, se siete preoccupati del fatto che vi fa male, è approcciate al tatuaggio con qualcosa, cioè sicuramente in una zona. Intanto la zona che sia una zona tra quelle meno dolorose, quindi queste zone qua, l'avambraccio qua, il polpaccio, che magari ve lo vedete un po' meno, o al limite dietro la scapola, o la coscia. E in alternativa, è un altro fattore molto importante, cioè da considerare, è la grandezza.
farlo un po' fare un qualcosa che sta bene piccolo. Vi faccio un esempio: non ridimensionare il soggetto in piccolo, ma fare un soggetto che comunque andrebbe piccolo. Vi faccio l'esempio del tipo della farfalla, no? La farfalla non serve che la fate grande. La farfalla, la sua misura giusta è pochi centimetri. E un domani gli costruite all'intorno qualcosa. Cioè, intorno gli costruite un soggetto, dei fiori, per esempio. Volete fare il drago? Fate solo la testa. Magari una misura 7, 8, 10 centimetri, finisce lì. Trovate bene, fate il resto del corpo. Questo è un modo per evitare di, ma ripeto, non lo dico perché deve capitare così. Generalmente in 25 anni di lavoro non ho mai avuto, ci sono stati dei casi, ma c'erano delle problematiche che hanno interrotto il lavoro, e sono venuti poi successivamente a finirlo. Ma erano dei casi di indisposizione, persone che già di suo in quel giorno lì non stavano bene, hanno voluto fare lo stesso, c'è stata un'interruzione. Perché se no non è mai successo che uno chiede un lavoro e non riesce a finirlo per il male. Generalmente rallento il metodo generalmente rallento il modo di lavorare. Ho modo di lavorare in modo di fare un po' meno male. Certo, non posso fare miracoli dal punto di vista che non sente niente, ma comunque c'è un ampio spettro di azione per poter fare un po' meno male. Ci si viene incontro con la persona che chiede il tatuaggio, perché l'importante è che la persona viva un'esperienza meglio possibile. Quindi, l'altro fattore appunto è quello lì della grandezza. Scegliere un soggetto, per la donna può essere la stellina, e quella non serve farla grande, la fai piccolina, ne fai una, vedi com'è e poi magari costruisci intorno a quella stellina una situazione. Però magari lo sai già prima che tu vorresti e ne discuti col tatuatore. Il consiglio mio è sempre discutere col tatuatore, pensare anche già all'inizio a quello che potrebbe essere un'evoluzione futura, perché il più delle volte chi sceglie di tatuarsi poi va avanti perché ci prende gusto, prende passione del tatuaggio e chiede l'ampliamento di questi soggetti, che è la problematica di tutti i tatuatori, che la maggior parte si trova clienti che vengono in studio, vogliono assolutamente perché quello, vogliono assolutamente quello. Ma poi col tempo cambiano e dice: avevi ragione tu, volevo qualcosa di diverso, cioè voglio andare avanti. Ma fanno di testa loro, perché oggi è così. Oggi si parte con un'idea. Allora io il consiglio che do è quello di scegliere un soggetto che stia benissimo anche da piccolo, che né più né meno, anche volendo fare una pezzata, cioè un pezzo importante, un pezzo grande, quel soggetto lì, vi faccio l'altro esempio, è la rosa. La rosa non serve fare un mattone, cioè non serve fare una rosa così. La rosa, quando fate una roba così, ma anche più piccola, così, avete fatto il soggetto corretto, la misura corretta. Successivamente gli potrete aggiungere degli altri elementi. Quindi, ok. Spero di esservi stato utile, ragazzi. Scrivetemi nei commenti qual è il prossimo tatuaggio che andrete a fare. E sarò felice di discutere in una rubrica apposta dei vostri tatuaggi. Vi do un caro saluto, ragazzi. Qui è Lucky. A presto. Ciao.